Ed eccoci di nuovo in diretta dalla Post Finanze Arena di Berna sul ghiaccio. Ha fatto il suo ingresso la campionessa juniores finlandese Julia Turkila, 14esima dopo lo short program. Abbiamo visto Alice Garlisi che è attualmente sesta con 112,36, si è posta in terza posizione l'atleta estone Svetlana Isakova con 118,44. Ma andiamo a seguire questa atleta di 16 anni di Helsinki sul Don Quixote. Buon triplo tolu, doppio tolu. Triplo salto, doppio toro. Doppio salto stavolta. Altro triplo tolu, molto veloce nella chiusura. E doppio axel. Errore sul doppio Lutz, che è il salto più facile di questo programma finora. Gli applausi per Julia Turkila, questa ragazza di 16 anni di Helsinki che è al suo primo europeo, ovviamente anche per lei degli errori che sono andati a sporcare il programma. Sì, questo errore sul doppio Lutz, proprio uno step out in imprecisione, comunque non un programma all'altezza di quello della Leonova che abbiamo visto prima assolutamente. Però per essere così giovane, diciamo ancora una pattinatrice junior a tutti gli effetti, comincia già a essere sicura, soprattutto ha una buona tecnica di salto, molto precisa, molto
fissa, solida, sempre uguale. Abbiamo visto questi salti senza sbavature, senza imprecisioni, atterrare con una posizione d'arrivo ben delineata, quindi promette bene. Ecco, mentre stiamo vedendo proprio i replay per quanto riguarda l'atleta finlandese, eravamo rimasti in debito di spiegare appunto come sarebbe stato valutato il Lutz della Leonova, il chiamato Lutz che poi è stato con un filo sì. diverso. Ovviamente è stato chiamato Ledge, da 6 punti di valore base del triplo Lutz con un GOI di meno 70, questo è la somma di tutti i GOI di tutti i giudici, si esclude sempre il più alto e il più basso in questo conteggio, viene un totale di 5 punti e 30 che le è rimasto per quell'evento, comunque parecchio, non è stata applicata una forte penalità. Ecco, spieghiamo il GOI, il Grade of Execution, spieghiamolo come viene assegnato, Franca. Grade of Execution, il grado di esecuzione, come dice la parola, è la qualità che viene valutata dai giudici. Il pannello tecnico sono 3 persone che individuano, identificano l'elemento. I giudici ne valutano la qualità. Questa qualità va valutata su una scala di valore che va da meno 3 a più 3. Allora, dovunque c'è un elemento eseguito correttamente vedremo 0, se è eccellente potremo vedere dei più 1, più 2, dove c'è un errore va a meno 1, meno 2, meno 3. Sommando tutti i giudici, togliendo il più alto e il più basso, si va a media e lì era uscito per la Leonova un 0,70 di penalità. Ed ecco allora il punteggio per Julia Turchila per quanto riguarda il free skating, 86,21 con 43,86 per i technical elements, 42,35 per i program components, per un totale che la porta in seconda posizione alle spalle della Leonova con 131,38.